Buongiorno amici di Va. Universal Movies, sono Alessio e questa mattina ho il piacere di avere ospite Greg per poter parlare del nuovo film che uscirà tra breve e lo vedrà protagonista insieme a Lillo. Ciao Greg, buongiorno. Buongiorno a te, Alessio. Senti, il film segna il debutto alla regia cinematografica per te e per Lillo. Che cosa vi ha spinto a mettervi dietro la macchina da presa? Lo so, perché la prima domanda che viene da farsi, ma perché l'hanno fatto? Esatto. Ma ci sono diversi ordini di motivi. Allora, no, un motivo era che nessuno come l'ideatore di una, specialmente parlando del genere umoristico, nessuno come l'ideatore della trama e delle gag sa come comunicare al meglio la cosa. Infatti, ci siamo fatti scudo di illustri e blasonati esempi alle nostre spalle che vanno dalle commedie che c'erano negli anni 30, 40, 50, cioè da George Cukor, Ernest Lubitsch, Billy Wilder, ma anche poi andando avanti con Jerry Lewis che prese in mano la regia ottimamente dei propri film, con Mel Brooks, Woody Allen, Abraham Zucker, con Simon Pegg e Edgar Wright, insomma ce ne sono. Quindi noi ci siamo accorti con l'esperienza di questi film fatti in precedenza che noi avremmo risolto in altro modo il nostro tipo di umorismo e quindi questa è una ragione. L'altra ragione è che comunque abbiamo alle spalle, è diversa, però abbiamo molta regia teatrale e quindi almeno per quanto riguarda una certa costruzione della scena un indottrinamento degli attori ce l'abbiamo. In più veniamo dal mondo del fumetto, quindi siamo abituati ad avere in mano, avere subito, anzi, in mente com'è un'inquadratura, perché nel fumetto devi avere subito la sintesi, quando disegni sai già l'inquadratura, quindi abbiamo già l'idea di uno storyboard e quindi questo ci ha dato coraggio. E poi personalmente sentivo l'esigenza di affrontare la commedia in Italia, perché ormai sono decenni che la commedia in Italia si fa con il minimo sindacale, cioè tanto è un film comico, fa ride, non c'è, invece volevamo dedicarci un po' alle inquadrature, un taglio particolare, alla fotografia, alla luce, ai costumi particolari, le ambientazioni, quindi siamo stati spinti a tutto questo. Ho capito. È interessante, comunque, diciamo, anche quello che sono state poi le vostre fonti di ispirazione sono fonti di ispirazione piuttosto varie, diciamo. Quindi, se io conoscendoti per altri motivi, mi immagino che il lavoro che è stato fatto sia stato un lavoro piuttosto approfondito e sono curioso a questo punto di vedere il film. Senti, tra l'altro, vi siete, diciamo, in qualche senso qualcuno potrebbe dire che siete un pochettino ispirati ad altre commedie del genere, come potrebbe essere Face Off o lo stesso film in cui Jerry Lewis faceva Dottor Jerry. Diciamo, voi avete fatto in realtà uno scambio un po' differente, non uno scambio di persona, ma uno scambio di geni che porteranno i due protagonisti un pochettino a rivedere le proprie posizioni. Puoi raccontarci qualcosa del film senza logicamente rivelare più di tanto, insomma? Guarda, lei hai focalizzato proprio bene, perché dunque, al di là del racconto di Stevenson, che era molto intrigante, ma era affrontato con altri, con altri indirizzi, Jerry Lewis, il film appunto Natty Professor, Le folli notti del dottor Jerry del 63, in cui lui appunto è regista anche, lui lì affronta la tematica di questo professore nerd che a un certo punto decide di scattarsi e prova inizialmente facendo tantissima ginnastica, ma la palestra per rendersi più aitante, ma non ci riesce. Allora quindi sfrutta il fatto di essere un chimico per la trasformazione. Quindi, ed è un film che mi ricordo che quando vidi al cinema da bambino mi colpì molto e fui anche inquietato, per esempio, dalla scena della trasformazione. Noi l'abbiamo affrontato in maniera differente, cioè l'idea che ho avuto in partenza e che appunto ho comunicato a Lillo era proprio questa qui, cioè di uno scambio però che fosse solo a livello caratteriale. E poi appunto abbiamo lavorato su questo.
è la storia appunto di un professore di biologia molecolare, sì, molecolare, biologia genetica, un brillantissimo, cioè, che sta facendo appunto degli esperimenti sugli animaletti per il trasferimento del genoma caratteriale, che tra l'altro sono degli esperimenti che stanno realmente facendo in Oriente, ci siamo informati tramite appunto un professore, un biologo che conosciamo. E tra, lui sta conducendo questi esperimenti, però appunto è inadatto si sente un pesce fuor d'acqua, perché appunto pur essendo una personalità brillante, essendo una persona intelligente, però è veramente un nerd, un soggetto, come si diceva una volta, e quindi è bistrattato dai colleghi di lavoro che gli fanno gli scherzi, dal preside di facoltà, i familiari non lo considerano, né la moglie né i due figli. E tutto questo gli deriva anche dall'infanzia, in cui era appunto un ragazzino, uno studente molto portato, ma vessato da tutti quanti, specialmente da un compagno di classe che era il più bullo, che gli chiedeva il pizzo con gli snack, i quaderni, gli astucci, e chiedeva anche dei soldi. Crescendo, lui lo rincontra, e nel frattempo questo delinquentello è diventato un delinquente a tutti gli effetti, è un capobanda, anche se ha una banda piuttosto sui generis, però ha questa condotta di malaffare. Continua a riscuotere i pizzi, continua a fare scippi, e in quel frangente sta sfollando dei locali per far diffondere un'azienda di cibo spazzatura, per conto appunto di questo boss che vuole espandere la sua egemonia. Incontra il professore e lo costringe. Lo costringe a dargli lezioni di italiano di buone maniere, perché anche lui si sente un inadatto al suo ambiente. Lui vorrebbe fare carriera nel mondo della criminalità, ma si accorge di essere troppo ignorante e troppo cafone per poterlo fare. Quindi chiede delle lezioni al professore. Il professore, a sua volta, si convince che potrebbe essere la vittima adatta per l'esperimento, e quindi, a sua insaputa, ovviamente lo addormenta e procede con l'esperimento. Da questo momento in poi nasce molto disordine, perché il professore acquisisce il carattere da maschio alfa, quindi è risolutivo, è risoluto, è risolutivo, è un grintoso, e comincia ad avere una rivalsa su tutti quelli che l'hanno vessato. Il capobanda invece diventa ancora più pesce fuor d'acqua, perché è un personaggio mite e remissivo in quell'ambiente. Però poi, da questo momento in poi, parte la vera storia, la vera trama, che è quella di loro due, che poi faranno scudo contro l'espandersi di questa egemonia di cibo spazzatura che vuole dominare il mondo. Ho capito, perfetto. Quindi diciamo tanta carne al fuoco, insomma, nel film, cosa che invece in realtà dal trailer che avete escogitato non si evince per nulla. Avete fatto, diciamo, un po' un gioco delle tre carte nascondendo completamente la trama. È stata un'idea simpatica, come vi è venuta in mente? Ma è un'idea che ho nel cassetto da tanti anni, e che tra l'altro appunto circa 5 anni fa proposi a De Laurentiis come trailer di uno di quei film che abbiamo fatto, però non fu accettata, e quindi la usai per una mia commedia, per un trailer della commedia che mandai sui social. Sempre nei vari linguaggi che mi piace esplorare, quindi il linguaggio del trailer dove non si capisce nulla, e spesso adesso sono fatti così. Già molti film di adesso, quelli che specialmente che prevedono cose fantasy o di supereroi, già quando vedi il film, per i primi 15 minuti non capisci nulla di quello che succede, perché iniziano sempre con: c'è stato un tempo in cui l'uomo ha Esatto. fatto, e comincia questa spiegazione, poi cominciano a parlare di strani metalli tipo il tungstenio con cui si può sconfiggere, poi tutta una serie di nomi, e non capisci nulla. E i trailer ovviamente rispettano questo andazzo, quindi non ti fanno evincere nulla di quello che succederà, quindi puoi giocare su quello. Sì, interessante. Senti, quindi diciamo il 30 aprile.
Si debutta, il film avrebbe dovuto debuttare nelle sale, però in questo momento particolare anche DNA dovrà adattarsi a uscire direttamente sulle piattaforme di streaming. Come pensi che possa essere la risposta del pubblico in questo caso? Allineata alle aspettative che ci sarebbe potuta stare al cinema o diversa? Ma questo non lo so proprio, al di là di un disdoro, perché insomma è piacevole, insomma, essendo poi il primo film, vedere un po' di manifesti in giro, vedere le locandine proprio lì il giorno della prima al cinema, magari andarci con un po' di gente per far baldoria dopo, e tutto questo è stato negato, però devo dire che piuttosto che aspettare un ipotetico gennaio in cui riapriranno le sale, giorni in cui ci sarà un accavallarsi di tante produzioni italiane e straniere, forse è la scelta migliore, anche perché insomma adesso siamo costretti in casa e siamo ben disposti a vedere cose in TV perché l'offerta sia grande, però avendo più tempo a disposizione, magari qualcuno ne ha consumate già abbastanza, quindi potrebbe essere un momento buono per l'uscita. D'altra parte è un modo senz'altro saggio di veicolare questo prodotto. Senti, allora ti faccio un'altra domanda. Il governo parla della possibilità di muoversi verso la riapertura dei drive-in per poter far rinascere il cinema diciamo nella prossima fase post-pandemia. Tu come lo vedi questa idea dei drive-in? Lo vedi soltanto come un qualcosa di nostalgico legato al mondo degli anni 50 o un qualcosa di effettivamente valido? Ma qui a Roma, sulla Cristoforo Colombo, c'era cioè il drive-in, è rimasto attivo fino alla prima metà degli anni Ottanta. Mi ricordo che 2 o 3 volte ci andai anche. No, ma può essere. Sì, al di là di una nostalgia degli anni 50, però può essere una mossa astuta, una mossa divertente. Sentivo anche il fatto appunto che il cinema all'aperto sono più senz'altro più possi una possibile risoluzione della cosa. Io spero che ambienti tipo il drive-in ne sorgano tanti, ma anche per dare la possibilità di fare del teatro dal vivo, musica dal vivo, teatro è sempre dal vivo, però teatro e musica dal vivo, perché il cinema appunto una volta che si riesce a girare il film, poi il film può anche uscire on demand come sulle piattaforme come sta facendo il nostro. Il mondo della musica dal vivo e del teatro no, non può farlo assolutamente, quindi forse sarebbe più un buon mezzo per veicolare il spettacolo. A questo punto allora ti anticipo una domanda che ti avrei voluto fare più tardi. Quale pensi che sia il futuro del mondo dello spettacolo in questo momento? Quindi tu pensi che mettendo a disposizione più arene, diciamo all'aperto, ci sia una maggiore possibilità di ripresa? Hai una tua ricetta, un tuo suggerimento, un qualcosa? No, l'unico sarà dura, il primo tempo sarà molto dura, te lo posso dire perché io sono, assieme al mio socio Roberto, sono il produttore degli spettacoli teatrali che facciamo e quindi ho a che vedere con una serie di maestranze, con tutta la squadra che c'è dietro uno spettacolo teatrale, che è quella degli attori e dei tecnici, che va dal trasportatore al montatore, all'allestitore, costumi, scenografia, gli addetti alle luci, quello che disegna le luci, il fonico, il microfonista, tutta una serie di persone che in questo momento si trova veramente con l'acqua alla gola. E oltretutto l'ambiente del teatro specialmente è un ambiente in cui si vive piuttosto la giornata, perché non è salvaguardato e perché comunque il pubblico in Italia non è così generoso d'affluenza. Il teatro
è una cosa di secondo piano, quindi già vivono in questo modo. In più, sono inficiati da questa realtà, quindi sarà un momento duro. L'unico consiglio che posso dare, che mi sembra buono, è il fatto appunto di sanificare il teatro, predisporre la platea in modo che ci si possa sedere con delle distanze di sicurezza, avere i tamponi all'ingresso, temperatura, quindi, però questo vede che un teatro come potrebbe essere l'Olimpico di Roma, che ha 1300 posti, ridurlo drasticamente a 600, e comunque per tutte le spese che deve sostenere un teatro, il teatro pure ha chi sta alla cassa, chi sta alla biglietteria, chi sta in redazione, chi sta nell'amministrazione, le mascherine, tutto. Una serie di persone che deve pagare l'affitto del posto, le luci. Quindi io spero vivamente che qualche organo superiore si solleciti e dia dei contributi, perché sono delle forme importanti di cultura italiana che dovrebbero essere salvaguardate. La stessa cosa occorre per la musica dal vivo. Io già ho sentito di molti miei conoscenti che hanno dei locali dove si fa musica dal vivo che non riapriranno più, tipo l'Ellington Pub, perché non ce la fanno a sostenere la saracinesca abbassata. Sì, questo è indubbio, è un grosso problema, anche perché soprattutto locali come questo che hai citato si muovono in quella direzione, quindi sicuramente non avendo quell'entrata hanno una grossa perdita, non riescono poi a ripartire. Senti, vorrei ritornare un attimino al film. Nel cast, oltre ad Anna Foglietta, troviamo tanti altri nomi famosi, che ne so, tipo Gianni Fantoni, Marco Marzocca, Giancarlo Ratti, che poi tra l'altro sono personaggi con cui collaborate anche in radio. E quanto conta per te raccontare storie, inventare personaggi in radio che sono personaggi che poi in realtà non hanno una connotazione fisica, ma sono soltanto un'idea all'interno di voi che li esprimete e delle persone che vi ascoltano? Ma la radio ha un universo tutto suo in cui è bello muoversi perché ti permette grande libertà di espressione, specialmente nel nostro umorismo surreale. Poi la radio, poiché non fornisce le immagini, ti costringe a un ascolto più attento, a un'attenzione maggiore e genera anche un'affezione maggiore, un po' come fa il libro, perché tu quando leggi un libro, in quanto lettore, sei suggestionato da quello che ti dice quello che l'ha scritto, però assieme a lui crei le immagini che poi vai a vedere. Lui te le suggerisce, ma tu le fai tue, cioè il mondo che ti fa. Lui ovviamente dà una descrizione, ma te lo vedi in un modo. Quindi sei più affezionato al libro di quanto tu ti possa affezionare a un film. La stessa cosa succede alla radio. Tu, un personaggio come potrebbe essere il grande capo Sticazzi. Infatti, noi preferiamo, laddove è possibile, non farlo vedere, perché è bello che ognuno se lo immagini, questo grande capo nativo americano, come vuole, in modo lo fa suo. Quindi creare questi personaggi, poi appunto la radio ti permette di invitare un alieno e te basta che fai gli effetti, la voce, ci metti qualche suono un po' spaziale e te rendi la cosa credibile. Se vuoi farlo dal vivo o in TV o a teatro, si vede subito che è una farsa. Invece è più credibile la cosa alla radio. E quindi è per questa ragione, poi appunto, muovendoci dal territorio che sono quelli radiofonici e teatrali, abbiamo cercato di costituire una squadra di personaggi con cui noi siamo abituati ad agire e con cui c'è grande empatia, grande sintonia, grande affetto, quindi proprio per muoverci bene, perché ognuno calzasse perfettamente al ruolo che gli è stato assegnato. Perfetto. Senti, un'altra cosa. So che per questo film che uscirà hai curato personalmente la colonna sonora insieme al tuo gruppo. E che tipo di musica ci dobbiamo aspettare all'interno del film? Beh, la base sotto è grosso modo su surf strumentale, comunque è surf rock,
Quindi ci sono delle sonorità appunto di chitarre reverberate, twangy, così. Poi ci sono delle canzoni proprio, e canzoni oppure parti solamente strumentali. Laddove poi non si è servito proprio, cioè, c'era un momento in cui serviva un classico tema d'amore, quindi ho scritto una cosa per Quartetto d'Archi, che so, un altro, adesso non mi ricordo, comunque ci sono proprio due momenti in cui serviva proprio una musica ad hoc, però per il resto è tutto su questo genere che va un po' appunto tra i gruppi surf, anche tra l'altro i Beach Boys, però anche i Ventures, i Challengers, i Surfaris, così, i Spy su Surf, un po' anche qualche cosa di Green Day, Smash Mouth, Offspring, poi c'è una cosa, un momento di blaxploitation in cui serviva accompagnare Lillo in una camminata anni 70 in un locale. Ho È così. capito. Senti, poi a questo punto ti lascio giusto un'ultima domanda che è doppia, diciamo. A questo punto, se non ho fatto male i conti, sono circa 30 anni di collaborazione con Lillo, quindi dalla nascita dei Latte e suoi derivati, e avete spaziato, come dicevi te stesso, un po' in tutti i campi. Quindi avete fatto radio, cinema, televisione, teatro. Tu, da un punto di vista artistico, a quali ti senti più affezionato e quali pensi possano essere i tuoi prossimi progetti per il futuro, ammettendo che sia tutto possibile da un punto di vista, diciamo, di ripartenza? Ma parlando personalmente, quella a cui sono più affezionato è la musica, è proprio l'elemento in cui sguazzo meglio, seguito a stretto giro dal teatro, che sono le due forme espressive in cui mi trovo meglio. E parlando di coppia, credo che appunto continui ad essere il teatro, però quello anche la radio. Questo perché appunto in TV solamente una volta siamo riusciti a fare una cosa che veramente ci ha soddisfatto, che fu nel 2001, questo programma 5 puntate, Telenauta 69, che è un programma quasi tutto in bianco e nero. Lì Ricordo. era e non avevamo avuto influenze esterne. E la stessa cosa pure nel cinema. Questo film è molto nostro, ovviamente, soggetto, sceneggiatura, regia. Però comunque abbiamo dovuto dare un colpo al cerchio e uno alla botte, cioè la produzione ci ha chiesto una cosa che fosse non troppo spiazzante per un pubblico che è abituato a vederci nei film di Natale. Quindi poi comunque in Italia devi stare attento perché devi essere sempre. Appunto, la difficoltà è stata perché in Italia vorrebbero che tu fossi sempre buonista, che ci fosse sempre la morale buona. Era quindi cercare invece di non apparire buonisti, quindi, però comunque di non contravvenire a delle cose. No, che ne so, ci piacerebbe fare un film dove ammazziamo, però non si può fare. Quindi, cioè, liberi, ecco, da questo punto di vista. Quindi questo fa sì che a teatro e in radio siamo molto più noi. E come progetti per il futuro ce ne sono tanti, cioè io sto sfruttando a pieno ritmo la forzata e coatta reclusione per portare a termine vari progetti, tra cui ci sono, ho finito il mio secondo monologo, lo sto finendo, il mio secondo monologo, ho finito di scrivere il secondo libro e sto finendo di scrivere il terzo, che poi quando sanno alle stampe, questo non saprei dirlo. Sto scrivendo molte puntate della serie web Pupazzo Criminale, di cui sto scrivendo anche un soggetto esteso per una possibile traduzione cinematografica. Sto scrivendo parecchia musica, sia canzoni che brani strumentali che poi mi possono servire così. Sto scrivendo una nuova commedia, insomma, mi do da fare. Insomma, diciamo che forse ti ha anche aiutato questo periodo di reclusione coatta, nel senso da un punto di vista artistico ti ha permesso di poter portare a termine diversi progetti, insomma, anche se poi d'altro canto ha dato molte più preoccupazioni che altro.
Senti, io ti ringrazio tantissimo e un saluto da parte mia e degli amici di Universal Movies e ci sentiamo presto. Saluto a te e a tutti gli amici di Universal Movie.